io della mia malattia inizialmente ne parlo in termini molto soft, molto leggeri, del genere io sono un po' ciecatella, non vedo tanto bene e tutto quanto. Maurizio, ascolta, leggi tu, mamma mia che piccolo, non so manco se lo tengo dritto a capa sotto. No, va bene come stavi. Ah, va bene come stavi. Sì, sì, tranquilla. Se intuisco che è una persona sensibile, proprio mi apro al 100%, cioè parlo della malattia rara, perché so che dall'altra parte c'è chi è pronto a recepire. Io ho fatto due lavori importanti nella mia vita. Il primo lavoro che ho fatto, che non mi ha dato nessunissima soddisfazione se non portare i soldi a casa per lo stipendio, ho lavorato 24 anni in aeroporto. Era un lavoro freddo, chiamiamolo. Non c'era una partecipazione personale, non c'era un coinvolgimento emotivo. Era un lavoro, basta. Ho preso e me ne sono andato dall'aeroporto, dopo 24 anni. Sono stato a fare un anno sabbatico, cioè senza niente, finché non sono andato a fare un volontario in Croce Rossa. Ah, ecco. E lì è stata la fortuna mia. Quel tipo di lavoro a me mi ha cambiato la vita, perché ho visto la sofferenza degli altri. Insomma, questa è un po' la tua vita. Okay. La mia è un attimo più complicata, un attimino più complicata, ma niente di così. Ho scoperto di... a un tratto mi si sono spente le luci. Inizialmente, certo, è stato brutto, perché non vedevo più, era tutto buio, si erano spente le luci. E poi pian pianino mi sono abituata a questa visione non visione. E infatti poi lì ho scoperto che avevo questa malattia, questa patologia che mi ha precluso. Oggi sono un'ipovedente. Essere ipovedenti è non essere non vedenti, ma non essere neanche uno che vede bene. E allora devi rincorrere il mondo dei normodotati e adeguarti al mondo dei non vedenti. A questa distanza io vedo chiaroscuri. Ma porti le lenti e occhiali? No, ci vogliono quelli magici, Maurizio. Non c'è. Se mi vuoi spaventare, non mi spaventi. No, assolutamente. Spero che sia una persona... Prego. Grazie. Sensibile, attenta a darmi in prestito anche i suoi occhi all'occorrenza, se mi dovesse servire questa cosa. Dai, ascolta Maurizio, dimmi. C'è qualcosa da tagliare? Il polpo? Sì, se ci sei, sei così basta. Gentile, se me lo spezzetti un po' dopo. Penso io. Grazie Maurizio, sei molto va. Molto gentile. Oddio, dove sei? Ecco. Grazie. Queste sono le mie difficoltà. Capito quali sono le mie difficoltà adesso? Sì. Sì, ma sono superabile. Giovanna è finalmente riuscita a raccontare a Maurizio della sua malattia, ad aprirsi, e la serata da quel momento è letteralmente decollata. Ora stanno viaggiando insieme sulla scia dei ricordi. Qui si accettano scommesse, signori, ovviamente solo sul sì. Io ho tre figliole, una di 52 anni, che ho avuto a 17 anni, 16 anni, 17, giovanissima. Cioè a 20 anni ero già mamma di due ragazze. Io mi sono sposata a 17 anni e un marito... bambino come me, è stato un bel matrimonio, ma tra bambini. Poi ho la piccola, la cucciola, è frutto di un secondo matrimonio fallito. Con lei c'è stato un discorso un attimino più tosto, perché è nata con delle problematiche. Tutti mi dicevano, signora, si deve rassegnare, non arriva ai 3 mesi di vita. E ho detto, no, ci arriva ai 3 mesi di vita. Poi siamo arrivati ai 3 mesi, poi siamo arrivati all'anno, tra un intervento e l'altro. Però oggi è un avvocato, è bella quanto il sole, è un influencer, insomma, è una guerriera. Si vede da come lo dici che ti si illuminano gli occhi. Grazie. Bella. Bella, bella. L'amore per me è comprensione, tolleranza e comprendere che tutte e due ci portiamo già, ognuno di noi si porta sulle spalle un fardello.